Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Questo è il primo webinar che apre il ciclo di eventi dedicati al governo aperto della settimana della OGE Week 2 edizione 2023. Diamo qualche minuto alle persone che si sono registrate per accedere. Vi ricordiamo che questo webinar è registrato, come sono registrati tutti gli eventi della settimana. Li troverete poi pubblicati le registrazioni e i materiali dei relatori nella pagina dedicata di Eventi PA, quella che avete utilizzato per registrarvi. Vi chiediamo di utilizzare la chat per darci anche un riscontro rispetto al fatto che sentite e vedete correttamente. Potrete anche utilizzare la chat durante lo svolgimento del webinar per porre dei quesiti o segnalare delle osservazioni o anche eventualmente per segnalare dei problemi tecnici sui quali cercheremo di intervenire. Io lascio ancora qualche secondo. Abbiamo iniziato, diciamo, non puntualissimi perché abbiamo dovuto attendere la conclusione dell'evento di lancio della OGE Week, l'evento mondiale che probabilmente alcuni di voi hanno anche seguito. Però insomma non vorrei andare troppo lunga rispetto ai tempi perché ci sono tanti relatori e quindi lascio la parola per un intervento di apertura di saluto iniziale al dottor Sauro Angeletti del Dipartimento Funzione Pubblica. Grazie, buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a tutte. Benvenuti innanzitutto a questa settimana dell'amministrazione aperta. È un appuntamento per noi molto, molto importante perché è un obiettivo, un traguardo e un avvio di ulteriori attività che abbiamo già cantierizzato, che stiamo svolgendo in tutte le amministrazioni pubbliche con questa partnership tra mondo delle istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile. Io vorrei solo spendere alcune parole introduttive, però prima di me la settimana dell'amministrazione aperta è aperta da un messaggio del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo, che purtroppo oggi per altri impegni istituzionali non può essere presente, diciamo, dal vivo, ma ci ha mandato un saluto e una apprezzamento a tutti per il lavoro che stiamo svolgendo. Se può partire il video del ministro, grazie. Cari amici della community italiana per il governo aperto, sono lieto di aprire per la prima volta da ministro questa sesta edizione della Open Government Week, un appuntamento che, lo ricordavo poc'anzi nell'evento di lancio internazionale di OGP, ha le sue radici in Italia, per diventare poi una storia di successo che oggi riunisce istituzioni nazionali e locali, organizzazioni della società civile e il pubblico interessato alle tematiche della partecipazione, con oltre 1.300 eventi in 70 paesi dal 2018 ad oggi. Allo stesso tempo, lasciatemi dire che l'edizione di quest'anno della settimana dell'amministrazione aperta è abbastanza unica. 2 mesi dopo l'approvazione della nuova strategia quinquennale di OGP, sulla base di un processo partecipato, che ha potuto contare sul contributo di oltre un migliaio di individui, gruppi, reti, forum e multi-stakeholder, anche dall'Italia. Oggi lanciamo l'Hub nazionale per la partecipazione pubblica, quale piattaforma condivisa con le organizzazioni della società civile. È uno strumento che ci consentirà di essere sempre più efficaci nel quadro d'insieme del nostro quinto piano d'azione nazionale per il governo aperto 2022-2023. Tutto questo secondo un percorso di co-creazione delle politiche con la collaborazione tra tutti gli stakeholders pubblici e privati che sono interessati alle politiche di governo aperto. È una storia di successo, una storia di successo che ci viene riconosciuta anche a livello internazionale nel quadro della nostra partecipazione a OGP. Dopo 3 incontri tematici su trasformazione digitale inclusiva, parità di genere e partecipazione giovanile, la settimana dell'amministrazione aperta si concluderà questo venerdì con la plenaria organizzata dal forum multi-stakeholder per il governo aperto, con riflessioni sugli scenari per una strategia futura nazionale per il governo aperto. Ecco,
Io voglio dire che abbiamo ricevuto il documento del forum multi-stakeholder con possibili aree prioritarie di azione in collaborazione con il Dipartimento di Funzione Pubblica e io penso che siano un'ottima base di partenza per un confronto sui principi fondanti dell'open government. Li voglio ricordare: trasparenza, accountability, partecipazione, integrità e digitalizzazione. Pertanto auguro a tutta la comunità italiana dell'open government buon lavoro e buona settimana dell'amministrazione aperta. Scusate la tecnica, prego. Allora, dopo le parole introduttive del ministro, è oggettivamente difficile per me aggiungere altro e aggiungere altre cose originali e particolarmente significative. Ciò nonostante, diciamo, ci provo e sottolineo anche da parte mia quanto è importante, diciamo, celebrare, se vogliamo usare questo verbo, la settimana dell'amministrazione aperta. Innanzitutto perché è un momento che dà visibilità ad una serie di iniziative in corso, alle iniziative che abbiamo realizzato nel corso dell'ultimo anno e soprattutto dà un respiro di carattere più generale, anche comunicativo, che non guasta, diciamo, ad una politica che noi la riteniamo essere abilitante delle altre politiche di innovazione delle amministrazioni pubbliche. Quindi da sempre abbiamo rifuggito questa categorizzazione, diciamo, dell'open government come una politica specifica. Per noi è una piattaforma abilitante delle altre politiche pubbliche, è un ingrediente fondamentale per tutto quello che ci sforziamo di fare in questo dipartimento. Se la settimana dell'amministrazione aperta è, diciamo, in un qualche misura una vetrina, una parte visibile del lavoro che viene fatto, a me preme preliminarmente ringraziare tutti voi e tutti quelli che si adoperano ai diversi livelli per l'attecchimento, diciamo, di questa politica e che lavorano anche meno visibilmente. Quindi questa è la vetrina del visibile, ma un sentito ringraziamento va a chi lavora per rendere questo visibile possibile e quindi vorrei ringraziare preliminarmente Sabina Bellotti, che è il POC dell'Open Government, il gruppo di lavoro del Formez che ci supporta nella promozione delle nostre iniziative, ma tutti i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e i componenti, ci mancherebbe, ultimi ma non per ultimo, del forum multi-stakeholder. Quindi è importante questa settimana, primo perché dà visibilità alle nostre attività, il che non guasta. Secondo perché è un'occasione di dibattito e di confronto. Terzo, e questo è fondamentale, perché contribuisce, diciamo, a promuovere una cultura del governo aperto ed è importante fare formazione e informazione su questi temi perché diciamo, sappiamo tutti che le competenze dei dipendenti pubblici, soprattutto su ambiti così rilevanti, sono spesso non adeguatamente supportate. Il ministro ricordava quali sono i temi e quindi tutti noi li sappiamo, ma sono competenze fondamentali quelle della partecipazione, dell'inclusione, dell'accountability, della inclusione digitale, open data e così via. Questa settimana, dopo il lancio, diciamo, internazionale, si apre con una prima intervento, una prima iniziativa, un primo webinar che ha per oggetto il tema, diciamo, centrale di tutta la nostra iniziativa, che è la piattaforma, che è la partecipazione pubblica per il governo aperto. E questo un evento particolarmente rilevante, quello che inaugura appunto la settimana, perché questo evento è centrato sul tema dell'Hub Nazionale della Partecipazione, che sappiamo tutti noi essere una iniziativa qualificante del quinto piano nazionale per il governo aperto. Secondo, perché l'Hub Nazionale della Partecipazione è funzionale a creare una grande comunità, diciamo, di operatori dell'open government, se posso chiamare così, se posso esprimermi così, e a promuovere una comunità di pratiche, tante comunità di pratiche sulle tante tematiche del governo aperto. Questo è il primo appuntamento della settimana e vado verso la conclusione, che vede una ricca serie di eventi. Ne ricordo solo alcuni: l'evento del 10 maggio a Scuola di Integrità,
molti eventi, 11 appuntamenti organizzati dal Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica sui vari temi, rispetto ai quali abbiamo già 1700 iscritti, mi sembra anche questo un traguardo molto importante, non perché vogliamo fare numeri, ma perché più persone raggiungiamo e coinvolgiamo su questo tema, più creiamo una cultura trasversale e condivisa. Eventi molto importanti organizzati dalla SNAI e dall'AGID, due appuntamenti a testa, che testimoniano peraltro l'importanza che queste istituzioni insieme ad altre attribuiscono ai temi di cui noi stiamo trattando, tre interventi organizzati dalle organizzazioni della società civile sui temi del rafforzamento e della diffusione delle competenze digitali, quindi ringrazio Period Think Tank, Community Idea e AIF per la loro, diciamo, proattività anche nella promozione di eventi durante questa settimana, per non parlare delle tante iniziative territoriali che ci stanno molto a cuore, perché voi che conoscete meglio di tanti, diciamo, questo progetto e questa piattaforma, sapete che la possibilità di dare gambe a questa iniziativa risiede anche nella promozione di progetti pilota e di iniziative più o meno strutturate su tutti i livelli territoriali, e quindi è importante che ci siano testimonianze in questa settimana anche della Regione Puglia, del Comune di Salerno, Città Metropolitana di Reggio Calabria, giusto per citare diciamo alcuni casi. Quindi 22 appuntamenti censiti al momento per promuovere le politiche di amministrazione aperta durante questa settimana, da qua al 12 maggio, quando, come ricordava il Ministro, ci sarà l'evento di chiusura che coinvolgerà direttamente il forum multistakeholder, ma ci saranno anche tante altre iniziative che probabilmente non sono veicolate attraverso il nostro portale. Grazie a tutti per la partecipazione intanto a questo evento, grazie per il lavoro che si fa durante l'anno per organizzare questa settimana e per dare a questa settimana contenuti importanti come quelli che illustreremo appunto da qua al 12 maggio. Io non rubo dell'altro tempo, peraltro mi sembra che siamo in perfetto orario, quindi passo subito la parola a Sabina Bellotti, che è il POC dell'Open Government, per iniziare questo webinar. Grazie a tutti e a tutte. Grazie Sauro, sì, ottimo, incredibilmente siamo in tempo e possiamo iniziare con un hub nazionale per la partecipazione pubblica. Questo intervento non lo farò da sola, ma lo farò insieme ad altre due colleghe, Francesca Paron della Regione Emilia Romagna e Serenella Paci dell'IP2, che sono le organizzazioni che insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica si sono assunte originariamente quando abbiamo co-creato il quinto piano nazionale per il governo aperto, l'impegno di insieme guidare, diciamo, il team di coloro che fin dall'inizio hanno ritenuto l'Hub Nazionale per la Partecipazione Pubblica un obiettivo importante del nostro piano nazionale. Partiamo con un contesto, torniamo un attimo indietro, dobbiamo capire perché abbiamo deciso insieme nel processo di co-creazione nei molti attori che hanno voluto stringersi nell'area della partecipazione, che voi sapete è una delle aree di azione portanti del nostro quinto piano, ma in generale portanti delle politiche di governo aperto, è stato ricordato anche prima nell'evento principale, e ormai sappiamo che è anche un'area di policy fondamentale per le nostre democrazie. Più e più più passa il tempo e più ci si rende conto che senza partecipazione non è possibile costruire, consolidare e proteggere le nostre democrazie. Già nel 2018, quando ci avvicinavamo al processo di costruzione del nostro quinto piano, guardando a quelli che erano i risultati in progress che stavamo costruendo nel quarto, avevamo ben chiare alcune minacce, alcuni problemi, un calo progressivo di fiducia nelle istituzioni pubbliche, dimostrato anche recentemente nel nostro paese dai livelli di partecipazione calanti alle elezioni politiche, ma non solo, e poi un tema legato alla riduzione progressiva dello spazio civico. Molto di questo si è parlato nell'evento mondiale che è appena stato lanciato, ci sono tematiche nuove che ci hanno reso, diciamo, critico il tema anche della fiducia dei cittadini sotto profili diversi, non soltanto appunto quelli della credibilità delle istituzioni pubbliche,
ma anche dei problemi che nascono a livello globale, dalla pandemia alla nuova guerra. Quindi un contesto critico, ma dall'altra parte anche una serie di opportunità. Il nostro è un paese dove, e lo dimostra quello che potete leggere nella slide, da molto tempo ci si dedica nel settore pubblico alla partecipazione, ci sono leggi regionali, ci sono interventi di livello locale, c'è stata l'introduzione nel nostro ordinamento dello strumento del dibattito pubblico, e da ultimo, ma non meno importante, anzi molto importante perché si collega al contesto che stavo descrivendo, lo strumento del Piano Nazionale per la Resilienza e il Recupero, che in sé, all'interno, embedded, si direbbe in inglese, ha nel suo DNA l'idea dell'importanza della partecipazione degli stakeholder. Lì vi ho riportato l'articolo 18 del regolamento che ha istituito, per cui il livello europeo ha chiesto, non soltanto nella fase di costruzione del piano, ma anche nella fase di attuazione, di sottolineare e di attivarsi, ovviamente parlo alle amministrazioni pubbliche che sono responsabili di questi progetti contenuti nel PNRR, di attivarsi per includere gli stakeholder. La prossima slide, prego. Vedete nel percorso, la prossima slide, grazie. Nel percorso di... No, la seconda. Questa... Ecco, perfetto. Nella seconda slide vedete come abbiamo collegato il tema del contesto al tema delle azioni. Quindi nel quarto NAP, e non ci perdo molto tempo, abbiamo immaginato di costruire una piattaforma per la partecipazione, la piattaforma Partecipa Nazionale, che è stato uno strumento che si è rivelato molto utile per spingere molte amministrazioni a livello nazionale a promuovere sempre di più la logica della consultazione degli stakeholder nelle fasi di delivery di nuove politiche. Però questo non ci accontentava, diciamo, alla fine del quarto piano, abbiamo pensato che dovevamo andare oltre, ed è per questo che è nata l'idea di un hub della partecipazione, perché il principio era quello di promuovere le opportunità di partecipazione nel PNRR e supportare pratiche di partecipazione avanzate nei diversi livelli di governo, perché il punto è questo: il nostro paese, come sempre, le politiche pubbliche sono anche, come dire, foriere di tutta una serie di buone pratiche, di elementi di innovazione e di successo, ma che difficilmente riescono ad attraversare tutti i livelli di governo e tutti i livelli territoriali in maniera omogenea. Quindi un elemento di spinta, di forza per trasformare le nostre punte più avanzate nella capacità di produrre processi di partecipazione innovativi e di qualità, allargandolo a tutto il territorio. Cosa abbiamo fatto? Un percorso di collaborazione, perché noi, all'interno di un NAP che è stato co-creato, abbiamo immaginato di coattuarlo questo piano d'azione nazionale. Quindi anche all'interno di questo impegno, quello di creazione di un hub della partecipazione, abbiamo cominciato a cooperare a più livelli. Siamo partiti dal team, vedete la sfera più ristretta, il team delle organizzazioni che si sono unite nell'impegno di costruire questo hub, ma poi abbiamo creato un percorso per coinvolgere altri attori, partendo da quelli che abbiamo definito essere gli stakeholder nazionali della partecipazione. 38 organizzazioni sono state coinvolte in questo nostro percorso, e alla fine, ultimo ma non meno importante, abbiamo anche fatto una consultazione aperta per chiedere l'opinione rispetto al punto di arrivo della nostra riflessione anche a tutti coloro che partecipano alla community e oltre. Da dove siamo partiti? Ora, quello che vi ho mostrato è il percorso, ma poi noi abbiamo fatto anche un percorso di contenuti, e siamo partiti dal domandarci che cosa significa partecipazione. Abbiamo una definizione di partecipazione, essendo appartenenti a una community, quella del governo aperto, che ha dei suoi principi, dei suoi valori, addirittura appunto una dichiarazione, quella del 2011, alla quale l'Italia decise di aderire immediatamente, tant'è vero che siamo un partner storico che non ha mai abbandonato la partnership. Voi potete leggere, anzi forse qui non lo potete leggere molto bene, ma comunque la definizione, che più che una definizione è, come dire, un dover essere dei processi di partecipazione, cioè l'importanza di avere questa capacità di includere, di essere equi, di essere inclusivi nei processi decisionali di formulazione delle politiche pubbliche, e puntando, come poi noi abbiamo verificato, che tutti gli stakeholder nazionali trovavano corrispondenza nel loro modo di pensare la partecipazione con questa definizione, il fatto di accrescere proprio una partecipazione volta non solo allo sviluppo e al monitoraggio delle politiche, ma anche proprio alla valutazione e all'attuazione delle politiche. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Andiamo alla prossima slide. Siamo partiti dal definire alcune interviste qualitative, siamo
passati attraverso queste interviste a individuare le tematiche di fondo che ci interessavano nella costruzione di un design del lab. Abbiamo fatto poi un'indagine con questionario dalla quale è nato il draft design e, come dicevo prima, l'abbiamo portato in consultazione. Quindi in un percorso di 9 mesi, non casuale vorrei dire, abbiamo costruito il nostro hub, il design del lab, diciamo, e ci siamo trovati al 30 di novembre con la possibilità di cominciare a riflettere sulla realizzazione del lab. Che cosa ci siamo trovati davanti nel momento in cui dovevamo realizzarlo lab? A una nuova strategia di OGP, perché nel frattempo abbiamo avuto questo processo di consultazione che è stato anche descritto prima, con molteplici modalità di consultazione che hanno avuto luogo nell'ambito della partnership, e siamo arrivati a definire insieme una nuova vision e una nuova mission. Ho sottolineato alcune parole che sono chiave per me: collaborazione con la società civile, ottenere migliori outcome. È stato ricordato poco fa dal rappresentante della società civile che, quando abbiamo analizzato dopo 10 anni di attività del governo aperto quali erano i vital signs, i segni vitali, quello che si è verificato e che lei ha sottolineato è che laddove c'è la collaborazione fra la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni e la società civile, si ottengono migliori outcome, c'è una maggiore capacità. Perché? Perché gli obiettivi diventano più sfidanti, perché il punto di vista è quello degli utilizzatori dei servizi pubblici e non solo quello di coloro che li erogano. Quindi una visione che rafforza l'idea della necessità della collaborazione, una missione che chiaramente dice che bisogna agire insieme, quindi non è soltanto l'elemento della consultazione, dell'opinione, della raccolta dell'opinione, ma dall'elemento dell'ascolto bisogna arrivare anche all'elemento dell'azione. Ci sono delle politiche pubbliche che per necessità devono avvalersi dell'azione dei cittadini, mi riferisco per esempio alla sostenibilità ambientale, ma tutte le politiche in generale possono beneficiare dal punto di vista degli stakeholder, perché la partecipazione appunto non è soltanto ascolto, ma deve essere costruzione proprio di una cultura sociale condivisa. Il punto di vista degli stakeholder cambia quando si domanda loro di guardare cosa fa la pubblica amministrazione o quando gli si chiede cosa dovrebbe fare la pubblica amministrazione. Noi l'abbiamo verificato, lo stiamo verificando molto nell'operato della nostra community di OGP. Non è un compito facile, chi appartiene al forum multi-stakeholder lo sa bene, perché bisogna unire veramente culture diverse e costruire una cultura nuova, questo è anche stato sottolineato. Quindi che cosa abbiamo costruito e partorito? Un hub della partecipazione che, per definizione, abbiamo proprio chiesto ai 38 stakeholder esterni che cosa deve essere, chi deve essere un hub della partecipazione. Deve essere un luogo che promuove e catalizza le politiche di partecipazione pubblica svolte in Italia, condivide pratiche, percorsi e strumenti a livello nazionale e internazionale, quindi ci pone anche in contatto con la community mondiale della partecipazione attraverso OGP. E che cosa deve fare? Mette in rete i promotori della partecipazione pubblica, amministrazioni pubbliche, organizzazioni della società civile e soggetti finanziatori. Fra i 38 noi abbiamo individuato anche coloro che per mestiere non fanno i processi di partecipazione, ma finanziano, danno le risorse ai territori e anche alle PA per poter fare partecipazione. E la finalità principale quindi è quella di attivare partnership ai diversi livelli di governo per scambiare esperienze e lezioni apprese. In particolare, passiamo a quelli che sono i veri obiettivi, o se vogliamo, diciamo, i modi attraverso i quali noi vogliamo raggiungere questa finalità generale. E quindi sono qui descritti: noi vogliamo unire in community, e non è un caso che usiamo questa parola perché noi siamo la community del governo aperto, però ovviamente la partecipazione è aperto a tutte le realtà e vuole raccoglierle tutte, al di là di chi appartiene o meno alla community del governo aperto. Questo è anche un tema che è emerso prima quando si è detto: ma dobbiamo usare il brand governo aperto, dobbiamo usare i principi, qual è il modo per far sì che il governo aperto diventi, che è la finalità principale della nuova strategia di OGP, come dire, il modo di fare politiche pubbliche, no? Diventi veramente il DNA delle politiche pubbliche. Io non lo so, non ho la risposta sul brand, però di sicuro sono convinta che dobbiamo unire in community sempre di più OSC, cittadini, esperti dei processi partecipativi, soggetti finanziatori, dobbiamo mappare
sviluppare tutte le esperienze partecipative che il nostro territorio ha prodotto nel tempo e continua a produrre, perché dobbiamo valorizzarle, dobbiamo replicare laddove è possibile replicare, ma soprattutto innovare, individuare anche nuovi temi e nuovi ambiti di intervento. Dobbiamo favorire il dialogo fra coloro che sono esperti, ma anche per costruire un know-how che serva a coloro che non sono esperti, perché ci sono questi diversi livelli. Dobbiamo riuscire a promuovere competenze avanzate, lo ricordava anche il direttore poco fa, nelle amministrazioni pubbliche, perché fare partecipazione può sembrare facile, ma non è facile, e fare governo aperto è complesso. Quindi abbiamo bisogno anche di nuove competenze, e dobbiamo, da ultimo, non meno importante, questo è stato ricordato anche prima, oggi local, dobbiamo arrivare al livello più basso di rapporto con i cittadini, perché noi facciamo essenzialmente politiche, ma l'erogazione dei servizi, il contatto diretto con i cittadini, l'ascolto, il coinvolgimento, la costruzione di una cultura necessariamente passa attraverso i livelli locali. Quindi agire come collettore dei processi partecipativi locali in una logica che sia interistituzionale, quindi che coinvolga diverse politiche come noi siamo abituati a fare con il governo aperto, ma anche multilivello, arrivando fino in fondo. Ultime informazioni prima di passare la parola alle colleghe: chi sono gli attori del Lab? Abbiamo individuato tre tipologie di attori: i promotori, che siamo noi, diciamo, quelli che fino adesso hanno portato avanti questa idea del Lab, l'abbiamo disegnato insieme con altri, l'abbiamo costruito e continueremo a rappresentare, come dire, il punto di riferimento per tutti coloro che si vorranno unire. Fra quelli che si vorranno unire abbiamo identificato i contributori, cioè coloro che vorranno far conoscere quello che fanno in termini di partecipazione e, come dire, utilizzare l'Hub che, come ha giustamente detto Sauro poco fa, abbiamo bisogno di visibilità, di dare visibilità a quello che facciamo, e l'Hub è anche uno strumento per dare visibilità a quello che avviene in luoghi un po' più remoti che non le politiche nazionali con la loro etichetta. E quindi tutti coloro che vorranno contribuire attraverso esperienze, strumenti, potranno come noi diciamo diventare il motore dell'Hub. E però ci sono anche i partecipanti. Ovviamente una partecipazione non può porre paletti, e quindi anche a livello individuale, anche i cittadini, e anche questo è stato ricordato poco fa, abbiamo bisogno della società civile organizzata, è quella qui presente ed è importante averla al nostro fianco, ma abbiamo bisogno anche dei cittadini come movimento. Che quali sono i servizi? E chiudo con questa ultima slide. Abbiamo pensato di inserire nel nostro Hub quello che abbiamo, dando valore a quello che è stato prodotto. Quindi strumenti, troverete chi entrerà nell'Hub, troverà una serie di indicazioni molto di dettaglio di tutti quelli che noi abbiamo considerato essere strumenti per chi deve fare pratiche di partecipazione. Abbiamo un primo nucleo di esperienze che è stato raccolto con l'indagine di cui vi ho parlato, e vorremmo allargare sempre di più questo, ma soprattutto è del cuore pulsante del nostro Hub una comunità di pratiche al plurale, perché partecipazione si fa in tutte le politiche, si fa in ambiti diversi, in settori diversi, e noi abbiamo iniziato promuovendo alcune aree di lavoro, le abbiamo chiamate così, dove chi è interessato, sia in forma organizzata che in forma individuale, potrà partecipare. Ovviamente ci saranno delle news per raccontarvi che cosa facciamo. E io, proprio per parlare di aree di lavoro, vorrei adesso dare, anzi prima di arrivare ad approfondire le aree di lavoro, vorrei dare la parola alla collega Francesca Paron della Regione Emilia-Romagna, che ci dirà perché una regione è una regione così fortemente partecipativa e partecipante come la Regione Emilia-Romagna ha voluto fare questo percorso insieme con il Dipartimento della Funzione Pubblica, e poi a Serenella Paci dell'IP2 dal punto di vista di un'organizzazione della società civile. Prego Francesca, a te. Grazie moltissime Sabina, buon pomeriggio a tutte le persone presenti a questa iniziativa. Io appunto sono Francesca Paron e mi occupo di partecipazione da molti anni, faccio parte di un team di lavoro che ha consolidato nel tempo molta esperienza su questa tematica e questa politica regionale, e che di recente ha anche acquisito una nuova professionalità molto qualificata. Mi preme ricordare la collega Micaela De Riu, che ha lavorato insieme a me per conto della ragione della regione alla paziente, diciamo, costruzione dell'Hub partecipazione che oggi vi presentiamo dopo ben 9 mesi, e non è un caso, come ricordava Sabina. Quello che
vorrei raccontarmi molto in breve è appunto le ragioni per le quali abbiamo convintamente aderito a questa idea di realizzazione della partecipazione di livello nazionale. Voi tutti sapete che l'Emilia-Romagna ha una tradizione civica importante, si è consolidata nel corso del tempo e ha definito decisamente, direi, la cifra culturale e anche sociale dei nostri territori. E come è accaduto un po', oserei dire, in tutto il mondo occidentale, si è generato un progressivo affievolirsi della fiducia nelle istituzioni da parte della società civile, lo ricordava anche molto bene Sabina, che è un fenomeno che è dovuto a, sappiamo, diversi fattori socio-economici, politico istituzionali e diversi altri. Fenomeno progressivo in evidente crescita, io direi già a partire dall'inizio del nuovo millennio, e quindi anche noi che ci pensavamo così forti ci siamo ritrovati in un contesto dove questa tradizione stava un po' diciamo affievolendosi, e dunque l'amministrazione regionale dell'Emilia Romagna già nella prima decade degli anni 2000 ha cominciato a porsi il problema e ha introdotto una serie di strumenti nel tentativo di arginare questo fenomeno. Intendo dire che all'epoca ha avviato un percorso significativo di azione, di ricerca e di dialogo che ha coinvolto enti locali, le organizzazioni della società civile, singoli cittadini, istituzioni ai vari livelli per trovare, diciamo, le vie d'uscita al problema. E l'amministrazione è sempre stata, non dico io, ma insomma sta nell'evidenza dei fatti, è sempre stata convinta che decidere in modo partecipato, condiviso, concertato, accresca la qualità delle decisioni, e dunque ha messo in moto un percorso diciamo sistematico e continuativo per promuovere appunto la cultura della partecipazione, che non si limitasse ad essere un mero slogan, ma che potesse offrire strumenti e metodi alla, diciamo, alla comunità. E dunque nel 2010 la Regione approva la legge 3 sulla partecipazione, seconda dopo la Toscana in Italia, come esempio. Legge 3 che è stata successivamente modificata nel 2018 con la legge 15, e si tratta di una normativa che costituisce uno dei cardini principali nel tentativo, appunto, come dicevo, di riconquistare il protagonismo della società e riportare anche il tessuto di fiducia reciproca tra cittadini e istituzioni. Ecco, la nostra legge si fonda su alcuni precisi principi. Ho ascoltato da Sabina e anche negli interventi precedenti con molta attenzione le cose dette. Mi sono appuntata una serie di parole chiave che anch'io, delle cose che voglio dirvi, vi propongo, no? Supporto alla cultura della partecipazione, collaborazione, accountability, mappare le esperienze, promuovere le competenze avanzate, l'innovazione, favorire il dialogo, eccetera. Dunque, cioè, ci ritroviamo inevitabilmente insieme, perché condividiamo non solo le parole chiave, ma anche principi e obiettivi. Comunque, per dirvi, la nostra legge regionale, la 15, tanto quanto la precedente legge 3, presenta appunto principi, ricordo, di inclusione di tutti i soggetti nell'elaborazione delle politiche e delle decisioni politiche, e questo attraverso la cooperazione, il dialogo, l'ascolto attivo, che sono inevitabilmente alla base di un rapporto di reciproca fiducia. La trasparenza, garantendo una informazione efficace, facilmente accessibile, facilmente comprensibile,
per consentire di conoscere e valutare il tema del confronto e le sue caratteristiche, che talvolta sono anche caratteristiche tecniche, specialistiche, un po' spigolose, dunque necessitano di linguaggi semplici e accessibili. E poi il principio della semplificazione amministrativa, che innerva ogni azione, ogni politica dell'amministrazione pubblica. Le azioni su cui si basa l'esperienza dell'Emilia Romagna, un'esperienza di grande impegno e anche di successo, sono diverse. Ne ricordo solo alcune: il bando per la concessione dei finanziamenti, sono stati spesi oltre 4 milioni di euro in 10 anni a supporto di oltre 300 processi partecipativi, i percorsi di formazione dedicati alla partecipazione, ai metodi della partecipazione, alla accountability e a tutto il corollario, diciamo, che ruota attorno a il tema della partecipazione, percorsi di formazione che hanno visti coinvolti oltre 600 persone, la creazione per questo di una comunità regionale di pratiche partecipative, e quindi un'altra parola già citata, no, da Sabina poco fa, cioè anche noi da diversi anni abbiamo pensato che fosse davvero importante lavorare per creare una comunità regionale di pratiche partecipative. Ad oggi questa comunità consta di oltre 500 persone coinvolte su varie tematiche, eccetera, ed è, come ha detto Sabina, anche per noi il cuore pulsante, perché è lì che risiedono e abitano le diverse professionalità, i diversi portatori di interessi, e che hanno tutti lo stesso obiettivo, quello di cercare un percorso di innovazione e di qualità della partecipazione. Infine, le funzioni: la legge attribuisce alla giunta regionale le funzioni di osservatore della partecipazione, che è una piattaforma creata nel 2008, o meglio, la funzione di osservatore della partecipazione è dotata piattaforma che è stata creata nel 2008 e si è evoluta nel tempo inevitabilmente, innovando le sue caratteristiche d'uso, caratteristiche rispondenti ai principi del governo aperto. È un osservatorio che raccoglie e presenta ad oggi oltre 1700 esperienze emiliano-romagnole, ne abbiamo censite 500 realizzate nel resto del paese, di vario livello qualitativo, di diverso impatto territoriale, comunale, di area vasta, provinciale, eccetera, e dedicati a diversi ambiti tematici. Ecco, l'osservatorio offre spunti interessanti e soprattutto direi utili per la progettazione di nuovi percorsi, e offre anche base dati molto molto consistente, che risulta utile per chi vuole analizzare il fenomeno. E dunque siamo molto orgogliosi, ma oggi non parliamo dell'osservatorio partecipazione della regione Emilia-Romagna, ma parliamo del Lab Nazionale della Partecipazione, sviluppato nel piano di azione nazionale di OGP. Perché vi ho voluto parlare di tutto questo? Per farvi capire che siamo convinti protagonisti e sostenitori del progetto di Hub Nazionale, perché questo risponde ai principi del nostro percorso che ho cercato di, in sintesi, di illustrarvi, e corrisponde anche alle finalità della politica regionale di supporto alla partecipazione. Il progetto direi che ci accomuna anche ad un medesimo obiettivo, quindi accrescere e diffondere la cultura e la pratica della partecipazione, sollecitando attori diversi, no, a far parte di una comunità allargata, con il fine di intraprendere percorsi di qualità per lo sviluppo di politiche di partecipazione, è appunto l'obiettivo al quale noi aderiamo, nel quale ci ritroviamo. Diciamo che, se mi permettete, in un certo senso ci piace pensare che l'osservatorio partecipazione, che come ho ricordato nel 2008, in un certo senso ha
anche ispirato la proposta di dotarsi a livello nazionale di un hub della partecipazione. È chiaro, due strumenti, ciascuno con le proprie peculiarità, le proprie caratteristiche, io sono convinta che potranno entrambi insieme in sinergia contribuire alla diffusione e allo sviluppo di una partecipazione qualificata. Dunque, per concludere, io direi che oggi lanciamo l'hub, ma domani siamo di nuovo al lavoro, nel senso che ci aspetta una fase altrettanto impegnativa e strategica, che è quella della promozione dell'hub nazionale, perché vogliamo raccogliere il maggior numero possibile di contributi che possano, attraverso l'hub, essere condivisi da tutti quelli che vorranno confrontarsi sui metodi, sulle esperienze, tra coloro che vorranno discutere sullo sviluppo di azioni innovative a sostegno della partecipazione. Un hub che vuole, diciamo, si pone nella sfida di ampliare un dialogo su specifiche aree di lavoro attinenti alle tante diverse tematiche della partecipazione, creare, ecco ancora, allora lo ricordavo anzi Sabina e voglio ricordarlo anch'io, creare una comunità di pratica attiva e produttiva di idee innovative. In sintesi direi che l'hub punta ad elevare la qualità della partecipazione e rendere concreti i principi e le strategie del governo aperto. Grazie molte Francesca. E adesso la parola a Serenella Paci, presidente dell'IP2. Grazie Sabina. Buongiorno a tutti e tutte, sono qui con Chiara Pignaris che interverrà dopo e appunto rappresentiamo IP2 in questi 9 mesi di lavoro a stretto fianco e collaborazione col Dipartimento della Funzione Pubblica e con la Regione Emilia-Romagna e gli altri organizzatori, gli altri promotori. Due parole per dire perché IP2 come organizzazione della società civile insieme appunto al Dipartimento e agli altri attori. Quindi chi siamo? Siamo appunto un'organizzazione della società civile nei termini di Open Government, un'associazione nazionale del terzo settore, compiamo quest'anno 12 anni, quindi abbiamo ormai insomma tanta attività portata avanti e IP2 nasce proprio con l'obiettivo di diffondere la cultura della partecipazione nelle politiche pubbliche, promuovere e migliorare le pratiche della democrazia partecipativa, quindi diciamo che siamo un'associazione che fa delle politiche pubbliche partecipative proprio la sua missione, no? Siamo attivi in questo, siamo circa 80 soci, devo dire, lo vedete nella mappa come colpo d'occhio, distribuiti in quasi tutte le regioni italiane. E quello che ci piace ricordare, siamo un'associazione plurale, potremmo dire multiattore, multi-stakeholder, perché tra noi ci sono cittadini, amministratori, dirigenti e funzionari di pubblica amministrazione, ricercatori, universitari, professionisti anche della facilitazione. Quindi portiamo avanti appunto iniziative con uno sguardo plurale. E che cosa facciamo per promuovere già cultura della partecipazione? Poi veniamo subito all'hub. Il nostro ruolo in questi anni è stato anche quello di attivare partnership, reti, di essere un soggetto tecnico con competenza in questo specifico ambito e in collaborazione appunto col Dipartimento della Funzione Pubblica già dal 2016 nei diversi piani nazionali. Nel 2021 abbiamo sottoscritto un accordo, un protocollo d'intesa, un accordo di collaborazione in particolare con le 3 regioni che hanno attivato in questi anni delle leggi regionali per la diffusione della cultura e partecipazione, quindi Toscana, Emilia Romagna e Puglia, con cui attiviamo iniziative a livello dei territori e con altre regioni con cui ugualmente abbiamo aperto delle collaborazioni e un supporto in questo ambito specifico. Organizziamo degli eventi pubblici tematici, abbiamo preso l'abitudine ormai da diversi anni di unire alle nostre assemblee nazionali annuali che si svolgono ogni anno in una regione diversa, un evento pubblico su un tema che viene individuato con i soci locali e che coinvolge
coinvolge le amministrazioni locali, proprio per cercare diversi modi di coinvolgimento e di diffusione della cultura della partecipazione. Teniamo regolarmente dei webinar, che sono dei webinar appunto di formazione, di autoformazione tra soci su tematiche che man mano vengono evidenziate da noi stessi. Nel 2014 abbiamo partecipato al percorso di co-creazione della Carta della Partecipazione, che magari tutti conoscete, che è un riferimento di 10 principi per la qualità della partecipazione pubblica. E nel 2020 varie esperienze che erano state raccolte nel tempo dei soci sono anche state pubblicate in un volume, Coltivare Partecipazione, che porta appunto esperienze concrete di partecipazione in 4 ambiti, che sono lo sviluppo territoriale, la scuola come bene comune, che è un tema adesso su cui si sta lavorando tanto, ma anche i beni comuni e i conflitti ambientali, quindi la localizzazione di grandi opere. Un'altra attività che facciamo è quella di ricerca e produzione di contributi tecnici, come ultimamente sul dibattito pubblico, su altri strumenti. Quindi perché un ruolo attivo nostro nel Lab del Nazionale per la Partecipazione Pubblica? Perché crediamo fortemente nella partecipazione pubblica e pensiamo che davvero 20 anni di esperienze in Italia, magari non sempre così conosciute, che a volte restano un po' patrimonio degli addetti ai lavori o di chi si occupa di questo, abbiano definito un obiettivo che ormai è molto molto chiaro, e quindi quello di promuovere la partecipazione attiva di tutti gli attori locali nel ciclo di vita delle politiche, quindi nell'elaborazione, nell'attuazione e sempre più, cosa che si fa forse ancora meno, nella valutazione delle politiche pubbliche, possa migliorare la qualità, l'efficacia degli interventi, ma non solo, quindi un obiettivo, diciamo così, di prodotto, di risultato, ma soprattutto, dico, di processo immateriale, rafforzare le istituzioni, promuovere processi di empowerment delle comunità. Quindi le amministrazioni che in qualche modo diventano anche facilitatori di processi territoriali. E adesso un nuovo obiettivo, quindi il Lab Nazionale per la Partecipazione Pubblica, che si traduce in strumenti, esperienze, una comunità di pratiche per promuovere e rafforzare partecipazione di qualità, dovrebbe pian piano far sì che questa modalità diventi davvero prassi ordinaria nella progettazione e attuazione delle politiche pubbliche di tutti gli ambiti. Quindi io mi sono trovata pienamente nelle parole sia di Sabina Bellotti che di Saura Angeletti. Quindi se il governo aperto è il modo di fare politiche pubbliche, o se il governo aperto è una piattaforma abilitante delle altre politiche pubbliche, è in quella direzione che occorre lavorare. Quindi ho provato, come dire, a individuare alcuni orientamenti. Perdonatemi, su questo ha già detto Sabina, quindi magari non torno, anche se è interessante il focus che viene dato su, per esempio, cambiamenti climatici, oltre che governance digitale e partecipazione. Vorrei dire due parole su questo, ormai no? Questi 17 goal sono conosciutissimi a tutti, ma dobbiamo pensare che lo sviluppo sostenibile non è una policy, no? È il quadro di riferimento di tutte le policy, perché dentro i 17 obiettivi noi troviamo tutti gli ambiti di intervento. Quindi ci interessa tantissimo quello che viene a volte considerato di meno, che è l'obiettivo 17, partnership per gli obiettivi. L'obiettivo 17 ci dice proprio che per avere successo le politiche pubbliche e il raggiungimento dei 17 obiettivi di sostenibilità, che sono interconnessi, richiedono partenariati tra governi, settore privato e società civili. Quindi parla di collaborazioni inclusive, costruite su principi e valori, su una visione comune, e ci ritroviamo molto con ciò che abbiamo detto finora. Un altro sguardo che mi piacerebbe che l'Hub avesse, quindi anche questo è un orientamento per il presente, per il futuro da domani, è la programmazione scusate, dei fondi europei 21-27. Siamo all'inizio di un nuovo settennato
Le risorse a disposizione dell'Italia sono 75,3 miliardi di euro. È necessario che chi si occupa di partecipazione faccia sempre più contaminazione, perché tante delle nostre politiche pubbliche passano per la politica regionale, per la politica di coesione. Si fa già tanta partecipazione, ma si può fare ancora di più. Quindi questo è un invito proprio a creare interconnessioni e contaminazioni nell'approccio. Dal nostro punto di vista, quindi, una comunità, l'Hub lo vediamo davvero come una comunità per sviluppare e accrescere le competenze. Ricordiamoci che il 2023 è anche l'anno europeo delle competenze, quindi immaginiamo di fare delle azioni in tal senso, costruire capacità amministrativa, rafforzare il sostegno politico fondamentale, creare un linguaggio comune, diffondere buone pratiche con l'osservatorio, attivare networking e connessioni appunto trasversali e insomma diffondere partecipazione strutturata di qualità. Io vi ringrazio, il Dipartimento, Sabina, Francesca, perché insieme abbiamo creato questi 9 mesi con un prodotto di cui tutti siamo orgogliosi. Orgogliose, tutte donne. Orgogliose, vabbè. Non è vero, nel era team inclusivo. Avevamo anche uomini nel team e ne abbiamo anche qui presenti. Allora grazie. Continuiamo, grazie molte. Continuiamo a parlare ora delle aree di lavoro, quindi entriamo in quello che abbiamo definito essere il cuore del Hub e iniziamo con un'area di lavoro che si chiama qualità della partecipazione pubblica. E a guidarla, ad animarla, come abbiamo deciso di usare questo termine, perché questo è anche importante, abbiamo deciso che siccome l'Hub deve essere un insieme, una community di gente che lavora, chi sceglie di parlare di un determinato tema e di portare, diciamo, a conoscenza quelle che sono le discussioni importanti che sono in corso intorno ai processi partecipativi, si prende la responsabilità di animare queste discussioni. Quindi nel caso specifico IP2 animerà qualità della partecipazione pubblica e Chiara adesso ci racconterà in 5 minuti, mi raccomando Chiara, di che cosa si può parlare con loro. Prego. Sì, sarò velocissima perché molte cose le avete già dette voi. Questa area di lavoro è un'area che si propone come area trasversale rispetto agli ambiti di policy in cui è possibile applicare la partecipazione pubblica e che è stata attivata proprio riflettendo sui bisogni che sono stati evidenziati durante il percorso di costruzione dell'Hub, che ha coinvolto appunto questi famosi 38 attori di cui ha parlato la dottoressa Belotti. Quindi in particolare i questionari che sono stati inoltrati e anche le interviste in profondità che sono state fatte ad alcuni stakeholder chiave hanno evidenziato anche che in realtà in Italia è vero che non sono conosciuti i percorsi partecipativi, però è anche vero che spesso sono, diciamo, visti un po' con sospetto, nel senso che sono state comunque anche riscontrate delle criticità che l'area di lavoro appunto intende affrontare. In particolare quello che è emerso è proprio che è poco noto l'impatto dei processi partecipativi sulle politiche pubbliche. Quindi abbiamo pensato che poteva essere interessante avviare una prima discussione proprio sul capire perché c'è questa percezione che i percorsi partecipativi siano così poco integrati alla elaborazione delle politiche pubbliche. In realtà tanti percorsi sono attivati con grande entusiasmo, però non sempre è ben chiaro dove si vuole arrivare. Quindi ecco, capire anche quali sono gli elementi di qualità che possono connotare un percorso partecipativo può essere utilissimo sia in fase di progettazione sia in fase di valutazione di un percorso svolto che magari non è andato come avremmo voluto. Quindi gli obiettivi di quest'area di lavoro sono proprio quelli di approfondire due degli obiettivi, dei macro obiettivi chiave dell'Hub partecipazione, che sono quello di promuovere le competenze avanzate nelle amministrazioni pubbliche, proprio perché siano più integrati questi percorsi allo sviluppo e proprio ai contenuti delle politiche pubbliche. E anche l'altro macro obiettivo, che è anche questo uno dei 5 obiettivi che prima aveva illustrato la dottoressa Belotti, quindi non mi soffermo tanto,
è quello di attivare uno spazio di dialogo tra gli esperti della partecipazione, sia del mondo del non profit, sia delle pubbliche amministrazioni, sia delle università, dei centri di ricerca, ma anche i semplici gruppi di cittadini attivi. Quindi aperto a tutti, sia l'Hub, che sia l'iscrizione all'Hub partecipazione, sia l'iscrizione alla comunità di pratiche, sia alle aree di lavoro. Quindi da domani, ecco, speriamo che vi iscriverete e che inizierete aiutarci ad animare queste discussioni. L'obiettivo dell'area di lavoro, come vi dicevo, è proprio quello di cercare di capire come rendere questi processi realmente innovativi, efficaci e inclusivi, quindi portare proprio un contributo al miglioramento della qualità dei percorsi partecipativi. L'area è aperta, come vi dicevo, a tutti, ed è possibile. La prima discussione che è stata attivata, che già è stata postata con un primo post, ma chiunque può aprire anche nuove proposte e nuovi ambiti di discussione. Comunque il primo post che abbiamo attivato chiede proprio lavoro sui criteri minimi di qualità che come team abbiamo dovuto elaborare quando ci siamo trovati a guardare queste esperienze che sono state segnalate da questi 38 attori. Molte esperienze non le conoscevamo, altre le conoscevamo, quindi abbiamo cercato di capire cosa avevano in comune per essere definite buone pratiche. E abbiamo individuato 5 criteri minimi di qualità che ora vogliamo sottoporre alla discussione per capire se questi criteri sono sufficienti, se vi riconoscete in questi criteri, se è necessario definirli maggiormente, approfondirli. E poi ovviamente ci sono altri criteri di qualità che sono stati individuati da questi attori, ma anche su questi possiamo attivare un ragionamento. Quindi ecco, questo è il tema dell'area, della prima discussione, e abbiamo già fissato anche una prima data per incontrare tutti quelli che sono interessati al tema online, perché magari è più semplice anche per chi proviene da aree geografiche molto lontane, ed è il 20 giugno pomeriggio. Pensavamo di fare un incontro un po' interattivo per iniziare a confrontarci proprio sui criteri di qualità. Grazie Chiara. Ecco. Siamo così avanti che abbiamo già il primo appuntamento di lavoro dell'Hub. Ottimo, grazie. Allora la parola adesso a Marco Polvani di ActionAid, che ci parla invece di un'area di lavoro che si occupa di amministrazione condivisa, e ActionAid questa attività la svolge insieme con l'Hub SUS. Adesso Marco ci spiega di che cosa si tratta. Prego. Assoluto, buonasera a tutte e a tutti. Parlo anche un po' in rappresentanza dei cromosoma Y all'interno del gruppo di lavoro sul lato della partecipazione. Io sono comunque Marco Polvani di ActionAid. ActionAid è un'associazione che fa parte di una federazione internazionale presente in 40 nazioni del mondo, in cui è impegnata nel sostenere le persone e le comunità nella promozione dei loro diritti e nel soddisfacimento dei loro bisogni, anche attraverso l'adozione di pratiche partecipative. Per questo, come ActionAid, ci siamo proposti di coordinare l'attività dell'area di lavoro su amministrazione condivisa e welfare di comunità, insieme anche all'associazione Labsus, con cui da anni noi abbiamo un gruppo di lavoro in comune su questi temi. In sostanza, in quest'area di lavoro noi ci occuperemo di quelle pratiche di partecipazione che solitamente vanno sotto il nome di coprogrammazione, coprogettazione e anche cogestione di servizi di welfare o più in generale di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali. Cioè quelle pratiche di partecipazione e amministrazione condivisa di servizi che non sono solo progettati ma anche in parte gestiti dai beneficiari e dalle beneficiarie, oltre che dall'associazionismo formale e informale, dal terzo settore, ovviamente in coordinamento con le pubbliche amministrazioni, e che vanno ad integrare, ovviamente non certo a sostituire, i servizi erogati dai canali ufficiali delle amministrazioni competenti. Si tratta in sostanza di quelle pratiche che hanno anche una definizione normativa nella riforma del codice del terzo settore all'articolo 55 successivi, anche che trovano anche una sua legittimità in alcune sentenze della Corte Costituzionale o nei nuovi strumenti amministrativi come i patti di collaborazione, i regolamenti per l'amministrazione condivisa che sono presenti in molti comuni ormai. Insomma, tutte quelle pratiche che possono essere ascritte al principio di sussidiarietà e quindi anche all'articolo 118 della nostra Costituzione. L'obiettivo di quest'area di lavoro, nella nostra idea, non è soltanto condividere esperienze e progetti che ciascuno di noi sta facendo in questo ambito, quanto piuttosto provare anche a organizzare momenti di approfondimento comune sui temi in oggetto e verificare se ci possono essere, possiamo lavorare insieme anche richieste congiunte, anche di tipo normativo, per facilitare l'attuazione
i progetti su questo tema. Noi siamo infatti convinti che ormai nel settore dell'amministrazione condivisa e del welfare di comunità sia il momento di passare un po' oltre alla fase di sperimentazione per passare alla fase di formalizzazione di vere e proprie politiche pubbliche che rendono strutturata la collaborazione partecipativa tra terzo settore e pubblica amministrazione nell'organizzazione dei servizi. E quindi questo può essere un po' anche un ambito di lavoro di questo gruppo. Sappiamo già che molte regioni hanno già legiferato su questo tema, recentemente anche l'Emilia Romagna, l'Umbria, la Toscana, anche il Molise hanno dei regolamenti specifici per disciplinare le collaborazioni tra associazioni e amministrazioni. Insomma, questo quindi può essere anche questa del Lab può essere una sede anche per valutare i diversi approcci normativi sul tema, capire se ci sono esigenze e questioni che rimangono irrisolte o che possono essere definite meglio, promuovere l'adozione di nuovi regolamenti dove necessario, ecco. Quindi questo può essere un ambito di discussione da affrontare all'interno di questo spazio. Un primo punto di caduta di questo gruppo può essere anche l'organizzazione di un evento sul tema al prossimo Festival della Partecipazione. Il Festival della Partecipazione è un evento che ActionAid, insieme anche a Cittadinanza Attiva qui presente e in collaborazione con altre associazioni come Lega Ambiente e Caritas, per esempio, noi organizziamo ogni anno e che quest'anno si svolgerà a Bologna nel settembre 2023. Già nella scorsa edizione e anche nella prossima edizione abbiamo in programma di fare un evento sul tema dell'amministrazione condivisa alla presenza sia di associazioni che di pubbliche amministrazioni. In particolare quest'anno ci piacerebbe affrontare il tema della coprogettazione e della coprogrammazione dei servizi. E quindi questo, insomma, su questo abbiamo già un'interlocuzione aperta anche con l'amministrazione di Bologna, che tra l'altro ha in programma di fare anche degli stati generali sull'amministrazione condivisa, che possono essere svolti durante il festival o comunque in coordinamento con il festival. Con la stessa Regione Emilia-Romagna qui presente, noi abbiamo una collaborazione anche per l'organizzazione del festival. Ecco, insomma, questo hub può essere anche l'occasione per strutturare collaborazioni con altre persone che sono interessate anche, per esempio, all'organizzazione di un evento su questo tema. Quindi, insomma, se c'è chi sta ascoltando, qualcuno interessato a questo tema, l'invito è di iscriversi alla pagina e così proviamo a strutturare anche con loro una forma di collaborazione in questo settore. Grazie Marco. E così abbiamo un secondo appuntamento a settembre a Bologna, nel quale già l'anno scorso al Festival della Partecipazione si parlò per la prima volta del Lab e si cominciò a raccontare che cosa stavamo facendo dentro al quinto Lab. Quindi il prossimo festival sicuramente dovremo raccontare cosa sta facendo Lab, non come si sta realizzando, ma cosa sta facendo. E passo la parola a Isabella Mori di Cittadinanza Attiva, che ci parla invece di un'area di lavoro che si occuperà della partecipazione per la qualità delle opere pubbliche. Isabella, non ti vediamo, se vieni in video. Mi vedete? Adesso sì, perfetto. Eccomi. A te la parola, prego. Eccomi. Tanto buonasera a tutti, ben trovati, grazie ai relatori che mi hanno preceduto, ci hanno fornito questa panoramica, cercherò di farlo anch'io. L'area di lavoro che Cittadinanza Attiva ha deciso di animare, diciamo, risponde appieno ai temi della partecipazione, ovviamente non potrebbe essere diversamente, con l'obiettivo di fare un focus molto molto specifico sul dibattito pubblico, in quanto riteniamo che nel dibattito pubblico, sia nei dibattiti pubblici relativi alle grandi opere e quelli previsti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche delle altre forme di dibattito pubblico, fossero anche di livello nazionale o locale, c'è un grandissimo impatto sul tema della partecipazione e in qualche modo è una pratica che racchiude proprio in sé quella partecipazione che deve essere attiva, proattiva e che non deve rimanere solo sulla carta. E quindi l'obiettivo di questa azione, di questo gruppo che vogliamo animare, è quello sicuramente di raccogliere le pratiche di dibattito pubblico, le pratiche partecipative legate chiaramente ai territori e sono delle attività in collaborazione con il gruppo Collazione 3.01 del Quinto NAP. Tra gli obiettivi che ci proponiamo, oltre a quella di raccogliere raggiungere le buone pratiche in tema di dibattito pubblico, i dibattiti pubblici che sinora sono stati realizzati ai sensi della normativa vigente fino a questo momento, sappiamo che
diciamo, in tema di dibattito pubblico nel codice dei contratti pubblici ci sono delle riforme in corso. Purtroppo c'è stato dal nostro punto di vista un po' una restrizione di questo strumento, che è uno strumento fondamentale da un punto di vista della normativa, viene ristretto, ma noi faremo di tutto invece per far sì che i dibattiti pubblici si continuino a svolgere secondo i criteri più ampi di partecipazione, perché sono un vero e proprio strumento che in primis arricchiscono tutti, arricchiscono le comunità locali, arricchiscono le pubbliche amministrazioni, e quindi vogliamo continuare a raccogliere queste buone pratiche. Ci prendiamo anche l'impegno di fare dei corsi di formazione, di fare delle pillole formative su questa tematica, e anche appunto di mantenere alta la discussione su questi temi. A tal fine mi fa piacere sicuramente segnalare un corso di formazione che viene proposto dalla SNA, Scuola Nazionale dell'Amministrazione, e che vi metto anche qui in chat, in modo per chi è interessato, insomma, si può iscrivere e può parteciparvi. E poi vi segnalo che invece, come società civile, in particolar modo Cittadinanza Attiva, ma come osservatorio civico sul PNRR, che è un osservatorio che è nato e che è promosso da Cittadinanza Attiva, ActionAid e Lega Ambiente, stiamo programmando un evento che si svolgerà il prossimo 6 giugno presso il Senato della Repubblica, in particolare la Sala Capitolina, e che avrà del Senato della Repubblica, e che avrà diciamo come tematica quella delle buone pratiche di partecipazione, della partecipazione, che riporteremo delle buone pratiche in tema di dibattito pubblico e pratiche partecipative sul PNRR. Quindi saranno tutte invitate, non solo le persone che si iscriveranno, ma chi vorrà farlo. Noi animeremo l'area di lavoro del lab e daremo informazioni su questi. L'obiettivo è quello proprio di promuovere il dibattito, promuovere la discussione. Lo faremo insieme non soltanto alle associazioni, alle pubbliche amministrazioni, e anche a ovviamente i referenti politici, sia della maggioranza che della minoranza. Inviteremo tutti per capire come valorizzare sempre di più questo strumento e far sì che la partecipazione venga considerata, in particolare anche nel dibattito pubblico, come assolutamente un valore aggiunto. Di contro, come si diceva all'inizio, e chiudo, abbiamo anche l'obiettivo però di informare i singoli cittadini, di far conoscere, di diffondere questo strumento e di promuovere e stimolare anche la partecipazione sui territori. Grazie molte Isabella, sicuramente il tema delle opere pubbliche è un tema importante, perché oltre alla sostenibilità ambientale bisogna sempre tenere presente la sostenibilità sociale delle politiche pubbliche, quindi è chiaro che per questo abbiamo scelto di inserire nel quinto NAP una focalizzazione particolare nell'area di azione della partecipazione sul dibattito pubblico, per l'importanza che il dibattito pubblico ha avuto all'interno del PNRR, perché lo stai ricordando anche tu, sono in corso dibattiti pubblici sulle opere importanti, e al di là di quelle che sono le trasformazioni normative decise dalle nostre Camere, dal Parlamento, sicuramente una lab partecipazione, come ha scelto di fare, non può smettere di occuparsi di dibattito pubblico, e quindi insieme con le organizzazioni, con i cittadini, e se voi ci riuscite come associazioni, anche con il Parlamento, perché abbiamo sentito dire anche prima, è fondamentale nella nuova, diciamo, idea di community per il governo aperto che la strategia di OGP mondiale sta lanciando, coinvolgere tutti gli attori. Quindi sicuramente anche a quel livello è importante che si parli di governo aperto, è importante che si parli degli strumenti per il governo aperto. Un'ultima area di lavoro sicuramente importante per chi si occupa di tecnologie, ma per tutti, perché non si fa partecipazione ormai senza uso avanzato delle tecnologie, è quella che Formez, insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica,
ha già attivato, perché appunto l'idea è stata portare dentro al lab delle comunità dialoganti e dei mondi che già, diciamo, discutevano sulla partecipazione. Poi ne creeremo anche altre, ma l'idea è partire da coloro che già discutono di partecipazione, che già la fanno e che la vogliono fare sempre meglio. E quindi do la parola a Elisa Barbagiovanni del Dipartimento della Funzione Pubblica, una collega che con me lavora nell'area del governo aperto, fra altre aree, per parlarci appunto dell'area di lavoro tecnologia digitali a supporto della partecipazione. Prego Elisa. Grazie mille Sabina, anch'io mi associo ai saluti e ai ringraziamenti di tutti i partecipanti. Io oggi vi presenterò l'area di lavoro delle tecnologie digitali a supporto della partecipazione, un'area di lavoro che vuole essere di supporto al lab che abbiamo appena visto discutere dai colleghi precedentemente e che si pone l'obiettivo di riflettere sugli strumenti che possono essere a supporto delle pratiche partecipative digitali. Andiamo nel dettaglio. Vi vorrei, credo che vediate le slide, vi vorrei presentare chi possono essere i protagonisti. E ovviamente l'area di lavoro è aperta a tutti. Noi pensiamo che sia importante che ci debbano essere sia le persone che si occupano di promuovere, che hanno promosso dei processi nell'ottica di condivisione delle esperienze e che possono essere ovviamente le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni di società civile e le pubbliche amministrazioni che hanno, diciamo, un posto in prima fila sono sicuramente le pubbliche amministrazioni che nel tempo, in questi due anni, hanno portato avanti dei progetti, delle progettualità pilota sui temi del governo aperto, ad esempio. E ci devono essere anche le persone che in qualche modo partecipano ai processi, perché sono l'altro lato della medaglia, perché consentono a questa community di rendersi conto delle esigenze in maniera centrata sulle funzionalità e le aspettative e i bisogni degli utenti. E sicuramente, e questo forse è l'elemento un po' più di innovazione, l'idea di introdurre all'interno di questa area di lavoro anche i progettisti, i consulenti, l'area delle professionalità, che in qualche modo si confrontano giorno per giorno con le criticità o con i valori aggiunti delle varie piattaforme digitali, degli strumenti digitali, che in qualche modo possono anche loro dare il loro contributo. Vi ho già anticipato quali sono i temi sui quali ruotano un pochettino le attività dell'area di lavoro, e quindi in particolare l'idea di condividere delle esperienze, di promuovere anche le pratiche, le buone pratiche, l'idea diciamo primaria di ragionare attorno agli sviluppi delle innovazioni sugli strumenti digitali per la facilitazione dei processi, ma c'è anche l'idea di riuscire ad avere un collegamento diretto con una community internazionale, che è la community internazionale di Desidim. Poi poc'anzi, dalle parole della collega Sabina Bellotti, avete un po' visto la genesi della piattaforma Partecipa, che è la piattaforma nazionale per le consultazioni pubbliche. Partecipa, per esempio, è fatta, diciamo, è realizzata tramite il riutilizzo dell'open source, del software open source Desidim. Quindi l'idea di far evolvere le funzionalità di Partecipa attraverso, diciamo, il supporto di quest'area di lavoro e anche il supporto che può venire dal network con la comunità internazionale, diciamo, è uno degli elementi che abbiamo pensato fosse importante da introdurre all'interno di quest'area di lavoro. E ovviamente anche contribuire, appunto, come dicevo, all'implementazione del software a partire dalle esigenze di chi lo utilizza, quindi degli utilizzatori. Su questi elementi, quindi, vi volevo sottolineare un po' di discussioni aperte che ci sono state, perché l'area di lavoro si è già riunita, ma poi vedremo anche quali sono stati gli appuntamenti e quali ce ne saranno. E in particolare mi faceva piacere sottolineare che l'area di lavoro si rende conto che uno degli elementi fondanti è sicuramente quello di lavorare attorno alla cultura digitale, una cultura digitale che in qualche modo anche inclusiva, ragionando attorno all'interrogativo di come rendere gli strumenti digitali che siano più facili da utilizzare per tutti, non solo rispetto a utenti portatori di disabilità, ma avvicinando anche ulteriori segmenti di utenza, quelli possono essere giovani o anche meno giovani, e ragionare attorno anche alle semplificazioni, alle semplificazioni degli strumenti. Negli strumenti o nuovi modi di includere uno su tutti, mi viene ad esempio da pensare all'ottica della gamification, che tanto funziona e tanto attecchisce nel mondo dei giovani.
In particolare un altro elemento che è emerso è sicuramente quello di ragionare intorno ai temi dell'interoperabilità tra le piattaforme e favorire sicuramente un tema che ritorna tanto tra i principi del governo aperto, favorire anche il riuso dei dati aperti, perché no, sulla partecipazione. Diciamo, questi sono tutti gli elementi che sono nati dai primi incontri, ma che sicuramente potranno evolvere, potranno aumentare grazie al supporto di ulteriori persone che si vorranno unire. Un'altra particolarità di quest'area di lavoro è sicuramente quella che, avendo una forte ispirazione tecnica, non poteva non utilizzare una vera e propria piattaforma per sperimentare ciò che quelli che sono i risultati dell'area di lavoro stessa. Quindi non vi deve sorprendere se andando all'interno del lab e andando a navigare all'interno dell'area degli strumenti digitali e supporto alla partecipazione, vi troverete a navigare una piattaforma che è esterna a Partecipa, ma sappiate che questa è una piattaforma nata con lo scopo di sperimentare ciò che succederà all'interno delle tecnologie digitali e supporto alla partecipazione pubblica. Ed in pratica una piattaforma che nasce ed evolve proprio sulla base di quello che poi l'area di lavoro riterrà essere i principi fondamentali da perseguire per ottenere risultati che poi tutto l'hub potrà mettere a frutto. L'ultima slide è relativa al percorso, un percorso che è iniziato l'8 marzo, andando in qualche modo a coinvolgere quelle che erano state appunto le buone pratiche, le PA, le pubbliche amministrazioni pilota, i professionisti di settore, e quindi andando a ragionare rispetto a quello che poteva essere un imprinting iniziale di quest'area di lavoro, e che, come vedete, si concluderà, ma credo che vada ancora avanti, però vorrà arrivare a giugno già con un'idea di un'elaborazione collettiva, per esempio, di una carta di quest'area di lavoro che delinei in qualche modo quelli sono quelli che sono i pilastri o gli elementi fondanti da portare poi durante l'evoluzione dell'area di lavoro. Io sono stata brevissima, come avevo promesso. Grazie, la parola a grazie Sabina. Mille Elisa, grazie. E adesso vi facciamo vedere, giustamente, Stefano Rollo di Roma Capitale, che è uno dei membri del team che ha costruito l'hub, ha detto: ma dobbiamo far almeno scrollare la home, se non c'era venuto in mente, scusate. E qui lo potete vedere. All'interno della piattaforma Partecipa abbiamo, diciamo, sfruttando quelle che sono le funzionalità della piattaforma, abbiamo dato vita alle diverse aree, diciamo, alle diverse sezioni in cui si compone l'hub. Fermati un attimo, vedete dalla home che ci sta appunto uno spazio che racconta che cos'è l'hub, uno spazio promotori e che quindi dice chi sono i promotori dell'hub. E io poi non vedo bene, è uno spazio Partecipa, che è lo spazio che descrive le diverse modalità attraverso le quali si può iscriversi e partecipare e fruire dell'hub. E poi ci sta uno spazio dedicato alla comunità di pratiche, con tutte le aree di lavoro di cui vi abbiamo detto. E vediamo se lo vuoi far vedere, appunto sono le diverse aree di lavoro, all'interno di ogni area si può entrare, ovviamente le aree di lavoro poi fruiscono di strumenti interattivi che possono essere appunto incontri, partecipa, forum, a seconda delle scelte dell'organizzazione che anima quell'area di lavoro, quindi ci sono diverse possibilità. E poi ci sta una sezione strumenti, dove sei Stefano? Una sezione strumenti che, come vedete dall'indice, soffermati un attimo, forse non è chiarissimo, ma quella lunga lista, quel lungo indice vi indica quali sono le sezioni attraverso le quali sono stati catalogati e resi disponibili i diversi strumenti, da linee guida a bibliografia, a leggi tu, che io non leggo. Diventa difficile, comunque sono molte, ovviamente ci sono normative, insomma tutto ciò che abbiamo pensato che potesse essere utile per rendere diciamo la strumentazione raccolta in primis dal team che partecipa
che ha partecipato alla costruzione dell'hub, ma anche indicata da altri soggetti che abbiamo appunto. Vai Stefano, di qualcosa tu, che poi è un'area sulla quale... Sì, grazie. Allora, sugli strumenti hai già più o meno elencato tutte le cose che abbiamo raccolto, da linee guida, carte, convenzioni internazionali, manuali, glossari, leggi, insomma, quindi c'è una vasta raccolta che poi, siccome il portale è interattivo, potremo ricevere altre proposte dai futuri utenti e quindi valutarle per arricchire questa sezione. Lo stesso dicasi per le esperienze, che è appunto un'altra sezione molto importante, dove vengono segnalate su mappa tutta una serie di esperienze che sono di fatto delle buone pratiche e che poi sono approfondite da delle schede. Quindi c'è un form che chi vuole proporre una buona pratica può compilare, poi c'è una valutazione ovviamente secondo dei criteri di qualità e verrà pubblicato e secondo anche degli ambiti precisi che sono quelli insomma anche tematici, per cui ambiente, bilanci partecipativi, formazione, salute eccetera, anche per poter dare uno sguardo ampio e trasversale al tema della partecipazione per mostrare come si può declinare su più ambiti, la cultura ad esempio uno molto attivo recentemente. E niente, insomma ci sono le news, gli appuntamenti e sicuramente la sezione delle comunità di pratiche sarà una di quelle dove poi ci si potrà un pochino più relazionare con i futuri partecipanti, che speriamo siano molti. Ecco questo. Stefano, sì, l'idea appunto è quella che soprattutto voi membri del forum multi-stakeholder che siete qui presenti, ma in realtà tutte le organizzazioni che hanno partecipato al team, partecipate da domani a un'azione di promozione, facendo intanto iscrivere alle diverse aree di lavoro e all'hub coloro che nelle vostre stesse organizzazioni si occupano di processi partecipativi. Quindi costruire, raccogliere dentro l'hub questa community allargata che ha, rispetto ad altre modalità che sono state usate, forme di osservatori sulla partecipazione, ha proprio la caratteristica di mettere insieme tutti i diversi stakeholder della partecipazione. Puntiamo molto appunto, come vi dicevamo, sul protagonismo di coloro che sono interessati a far vivere l'hub, e quindi è una diciamo continuando nella strategia che abbiamo voluto diciamo mettere in piedi con la coattuazione del quinto piano, questo lo dico come funzione pubblica, continuare in questa strada. Quindi se la piattaforma partecipa è uno spazio diciamo messo a disposizione qualche anno fa, come è stato ricordato all'inizio, dal Dipartimento della Funzione Pubblica insieme al Dipartimento delle Riforme, quindi è come dire un ambito di policy nazionale che ospita tutti gli attori che vogliono utilizzarla per fare consultazione. Abbiamo pensato che fosse l'ambiente ideale nuovamente per creare, per allargare questa logica e quindi per farlo diventare hub della partecipazione. Come ha sottolineato la collega che si occupa di tecnologie in maniera particolare, anche la piattaforma partecipa è stata diciamo arricchita, è andata evolvendosi, anche se conosciamo ormai attraverso l'uso quelli che possono essere alcuni dei vincoli del software Decidim, e quindi stiamo pensando già attraverso questa sperimentazione della community per le tecnologie digitali per la partecipazione di esplorare altre possibili diciamo piattaforme, perché per consentire a una interazione che ovviamente avrà luogo principalmente, volendosi etichettare come nazionale, a livello diciamo digitale, quindi online, anche se poi la partecipazione ovviamente ha bisogno di spazi concreti e di processi di incontro fra le persone. Quindi giustamente recupereremo sempre di più questo spazio di lavoro diciamo non virtuale, anche se devo dire che lo spazio di lavoro virtuale è servito tantissimo alla community del governo aperto, è servito moltissimo a fare degli enormi passi avanti dal punto di vista della possibilità di cooperare insieme fra società civile e rappresentanti delle organizzazioni pubbliche. Quindi continueremo a utilizzare tutte e due le modalità. Se ci sono, domando alla segreteria, domando a Mariella, se ci sono delle domande, perché in questo momento nella nostra agenda era previsto anche un question and answer. Se ci sono delle domande ce le dovreste segnalare, altrimenti passiamo a una fase di chiusura. Perché io ho dato un'occhiata ma non ho visto domande. Ci sono? Purtroppo questo sistema... No, non ci sono domande, Sabina. Ok, grazie per averci avvisato. E a questo punto quindi io darei nuovamente la parola a Sauro, se vuole
così commentare anche quello che ha sentito. Devo dire che in ragione dei tantissimi impegni del Dipartimento e dell'Ufficio, la conoscenza di dettaglio dell'hub della partecipazione Sauro ancora non ce l'ha, quindi magari approfondirà in seguito, però sicuramente aver sentito queste presentazioni, aver sentito tutto quello che è stato detto può darti lo spunto per aiutarci anche ad andare avanti, diciamo. Bene, sì, grazie Sabina. Allora confermo che non ho, diciamo, non conosco a menadito tutte le attività che vengono fatte, però questo secondo me è anche positivo, nel senso che ogni riunione è a maggior ragione, non credo solo per, credo non solo per me, un'occasione di apprendimento e anche, se lo posso dire, a nome di tutti, anche di orgoglio per il tanto lavoro che si fa, e questo è sicuramente un dato positivo. Ma io sono rimasto colpito da varie cose, però non mi arrogo, diciamo, l'onere di trarre delle conclusioni che non possono esserci e non possono che essere provvisorie. E quindi, banalizzando, direi che le cose che mi hanno colpito sono: A, che non ci può essere tecnologia senza, che per la, sviluppare la conoscenza serve della tecnologia, ma non ci può essere tecnologia senza conoscenza. E quindi le due componenti dello sviluppo delle competenze su questi temi e della tecnologia possono e devono camminare di pari passo. Gli strumenti che ci ha presentato Elisa e le altre iniziative che stiamo facendo servono anche per questo, aumentare, diciamo, la platea delle persone coinvolte. Seconda considerazione, tra le tante, ovviamente, che se ne potrebbero fare, mi è piaciuto molto il fatto di declinare la comunità di pratica singolare al plurale. Ecco, quello su cui noi stiamo lavorando è una comunità di pratiche e di esperienze. Come pure è molto positivo, secondo me anche un po' leggermente sfidante, diciamo così, che fatto l'hub della partecipazione noi stiamo andando già oltre e puntiamo a coinvolgere e a condividere il più possibile queste iniziative e questi strumenti. Quarta considerazione ed ultima, diciamo, riunioni come queste e approfondimenti come queste sottolineano anche come le politiche di cui parliamo sono estremamente tangibili, perché è saltato fuori più volte il riferimento ai risultati, al miglioramento della qualità della decisione, all'impatto dell'open government. Ecco, questo è l'indicatore. Questi sono indicatori, diciamo, difficili da determinare, però sono, scusate il gioco di parole, l'indicatore che testimonia più di tutti quanto questa piattaforma e quanto questa filosofia, diciamo, sia fondamentale per le amministrazioni pubbliche, ma quanto allo stesso tempo produca dei risultati tangibili. Mentre tutti i giorni qua dentro, ma altrove, andiamo a ricercare, diciamo, evidenze misurabili della nostra azione, delle politiche pubbliche, ecco, questa è una politica che è una piattaforma che ci aiuta anche per questo, perché i risultati di quello che saremo in grado di fare tutti insieme sono relativamente facilmente misurabili in termini di output, di outcome e di impatto, con tutti gli aspetti positivi e negativi che ne conseguono, diciamo così, se posso chiudere con una battuta. Siamo, non so Sabina se vuoi aggiungere qualche cosa, se no siamo miracolosamente puntuali. Prego. Do l'appuntamento per domani. Intanto da parte mia un ringraziamento, un saluto a tutti e a tutte. Sì, grazie anche agli oltre 100 persone che ci stanno seguendo e che ci hanno seguito, e voglio ricordare che questo è il primo giorno, ma abbiamo 5 giorni di lavoro per la settimana dell'amministrazione aperta. Domani l'appuntamento è col tema delle trasformazioni digitali inclusive, alle 9 alle 11:30 inizierà il webinar dedicato a questo tema, e per ogni giorno ci sarà un ulteriore appuntamento. Invito tutti quanti i presenti ad iscriversi, a partecipare, perché quello che abbiamo capito è anche che per fare governo aperto non servono solo gli specialisti di settore. È chiaro, noi lavoriamo su delle politiche distinte molto importanti. Oggi abbiamo parlato di una politica che è orizzontale per definizione, che è la partecipazione, ma è molto importante capire che cosa fanno coloro che collaborano, che lavorano nella community, nei loro diversi ambiti, perché le sinergie producono nuove idee e innovazione. Quindi dobbiamo riuscire a lavorare sia in verticale che in orizzontale. Quindi do appuntamento a tutti
tutti domani per parlare di trasformazione digitale inclusive, il giorno successivo per parlare di scuola, a scuola di integrità. Fra l'altro il ministro, mi dispiace, nel suo intervento ha dimenticato, ha saltato, facciamo talmente tante cose che una l'ha saltata, ma non è colpa sua, diciamo che, e quindi per parlare di scuola di integrità, il giorno successivo per parlare di promozione dello spazio civico, di donne, di parità di genere e di giovani, e lo ricordo, il 12 appuntamento con il forum multi-stakeholder per ascoltare anche le loro proposte, le proposte che hanno fatto recentemente al ministro e che il ministro ha voluto ricordare nell'intervento di apertura di questa nostra giornata. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.